Sì, buonasera a tutti, benvenuti a questo ultimo incontro con il conservatore. Dovrebbe essere l'ultimo, ma probabilmente ce ne sarà un altro, quello ve lo dico già all'inizio, così spero di vedervi anche al prossimo. Ecco, è l'ultimo incontro, diciamo, di quelli in programma, un incontro che abbiamo cercato e abbiamo voluto con una persona particolare che vi presenterò dopo l'inizio, diciamo, accompagnati dalla musica del maestro Claudio Zampetti e del maestro Gabriele S, che ci introdurranno in questo pomeriggio, in questa serata, all'insieme della musica. Eseguiremo per voi un'aria dal Tannhäuser di Wagner o Du mein Holder Abendstern, che è una romanza molto romantica eseguita da Wolfram, amico di Tannhäuser e poeta, cantore, è innamorato della protagonista Elisabeth, che muore, ahimè, tragedia, e a lei dedica questa romanza per accompagnarla, diciamo, verso le stelle, no? verso Dio, anche se di Dio poi nell'opera si parla, è complesso. E è innamorato, è un amore platonico, un amore puro, quello di Wolfram verso Elisabeth, che però è ovviamente innamorata di Tannhäuser, e c'è quindi tutta questa storia d'amore che pervade l'intero mondo wagneriano, in questo caso. Per voi, o domani volte a Brunstern, a Deutsch. Tour.
ormai di consueto in questi incontri ci introduce, diciamo, a quest'ora che passiamo assieme, in cui facciamo, giusto per fare il punto di che cosa sono stati questi incontri che abbiamo pensato di costruire per quest'anno e proporre per quest'anno, abbiamo pensato di creare dei piccoli momenti brevi che si riassumono in un'ora, in cui attraverso un accompagnamento musicale si potesse entrare in particolare in alcuni aspetti della collezione Cavallari, Giulita Pasta, che trovate esposta in queste sale. Oggi abbiamo pensato, diciamo, a compimento di questo primo programma di incontri, di invitare una personalità molto gradita per avere qui con noi, e abbiamo scelto di invitarlo perché tra tutti gli oggetti e tutta la collezione che parla di Giulita Pasta, cioè abbiamo anche qualche cosa che parla di un compositore che per Giulita Pasta è stato molto importante, che è Gioachino Rossini. Abbiamo un ritratto di Rossini che non ho tolto, di solito posizioniamo qualche pezzo della collezione che è nei depositi o che è allestito nel percorso e lo mettiamo durante l'incontro, ma in questo caso era così vicino che lo abbiamo lasciato al suo posto. Abbiamo invitato appunto uno tra i massimi conoscitori del compositore, un esperto di Gioachino Rossini, che è il dottor Sergio Ragni, che da Napoli è venuto apposta per noi, quindi chiedo al dottor Ragni. Oltre ad essere un grande esperto di Rossini, ha anche un'importantissima collezione che ho avuto il piacere e l'onore di potervi vedere a Napoli, che è veramente spettacolare, e sì, quindi siamo ancora più contenti perché la collezione Cavallari, di cui il dottor Ragni è anche amico, quindi diciamo, abbiamo più motivi per collegare questo incontro raccontare dei legami tra la pasta. Molto bene, io sono molto contento del vostro invito, che finalmente arrivo anche io a Saronno, perché dovete pensare che io sognavo di venire a Saronno ancora prima che il museo si istituisse. Penserete che sto scherzando? No. Perché nella mia carriera di collezionista io ho condiviso la mia passione con Giorgio Cavallari per molti e molti anni, e quindi ho avuto con lui un rapporto costante di collaborazione, perché ci siamo sempre segnalati pezzi che potessero interessare più l'uno l'altro, abbiamo fatto degli scambi, abbiamo avuto una corrispondenza continua. E non posso non ricordare le tante volte che Giorgio veniva a Napoli per visitare la mia collezione, le tante volte che io ricambiavo queste visite venendo su a Milano. Quindi con Giorgio si è creata una grande simpatia. Il nostro cruccio è sempre stato quello di dover organizzare un post collezione personale per destinarlo alla comunità. Quindi Giorgio ci è riuscito, io invidiavo sempre molto Giorgio per vari motivi. Ho invidiato sempre Giorgio perché aveva questa capacità incredibile di reperire pezzi molto importanti, e molti pezzi importanti li ha poi destinati a me, nel senso che me le ha segnalati, mi ha mandato in varie città d'Europa, una volta mi ha mandato a Parigi a comprare un busto di tamburini in marmo che per portarlo veramente di quanto eravamo, molto più giovani. Devo dire che il peso adesso non mi permetterebbe di spostarlo neanche di un centimetro. Quindi ho condiviso con lui questa passione e il desiderio di istituire un museo della nostra collezione.
Giorgio ci è riuscito molto prima di me, un po' perché io sono un po' più giovane, no? Meno vecchio di Cavallario, quindi questo, ma io ho invidiato sempre Giorgio anche per un altro motivo, che è solo un po'. Io, sia Giorgio che io, siamo sempre stati appassionati di prime donne. Per noi l'opera senza prima donna, ma credo che posso condividere questo pensiero anche con l'illustre dottora Polonia che sta qui, altro amico, anzi devo dire, vedi che noi formiamo una piccola elite di persone addette ai lavori o perlomeno con la stessa passione, anche con il dottor Apolloni che conosco da tanti anni e credo che l'ho conosciuto proprio tramite la pasta, perché se non sbaglio fu quando Giorgio dovette decifrare un po' le agenzie della pasta, dove la pasta scriveva che credo sia una custodia qui. Hai detto, sono delle cose. È una delle cose che Giorgio non ha voluto ancora cedere al museo, ma esistono due agenzie nelle quali la pasta ogni giorno segnava lo spettacolo e il concerto a cui aveva partecipato, utilissimo ai fini di una cronologia che il dottor Apollonia ha avuto modo di decifrare, e in quella volta credo che ci mettevo un po' di... Sì, quello fu il motivo della nostra conoscenza, ai fini della definizione della castriera della pasta ci mettevamo un po' d'accordo e ci dividemmo i compiti con cui di collaborare a uno dei tanti volumi splendidi che poi ci conosciamo dal 90, 97, quindi c'era prima della Croce Rossini, dietro che gli altri sono diranno che noi siamo dei vecchi dinosauri mettere da parte, invece cerchiamo di conservare ancora qualche energia. Poi la pasta mi ha fatto conoscere anche i nuovi amici come Kenneth Stern, che ha scritto l'opera forse più estesa sulla storia, la vita e miracoli della signora Giuditta Pasta. Quindi per me ritrovarmi qua è veramente un'emozione, perché ho trovato poi un calore, una passione per questo personaggio che in tempi così gravi che viviamo abbiamo bisogno noi di collegarci a qualche realtà che purtroppo non possiamo toccare, ma però con mano possiamo toccare quello che ci resta di questi personaggi. Quindi anche io, come diceva il curatore di questo museo, ho una grande collezione, anzi mi sembra quasi che potrei permettere di avanzare, quasi che oggi potrebbe avvenire un gemellaggio tra la collezione di Sergio Ragni a Napoli e quella di Cavallari stabilita qui. Io mi sono un po' speciale. Giorgio ha scelto la pasta come nume tutelare della sua collezione. Io ho scelto Isabella Colbran, che è stata la prima moglie di Rossini, una cantante esimia, anche lei un po' più grande della pasta, ma che è stata pure lei l'iniziatrice di la Colbran la potrei definire la prima donna che ha influenzato maggiormente il melodramma italiano, perché per la Colbran sono state scritte 38 opere, quindi è stata quella che è servita da modello fra tutti i compositori italiani e stranieri, è stata quella che è stato un modello più sfruttato degli altri. Io sono, come forse avrete già capito, uno specialista di Rossini, ma specialista di Rossini era anche la pasta, perché se andiamo a consultare la cronologia che abbiamo messo a punto così diligentemente, la pasta ha cantato molto più Rossini che non Bellini. Noi siamo abituati a vedere la pasta come la cantante per la quale Bellini ha composto i suoi capolavori, Norma, Sonnambula, Beatrice di Tenna. Ma in effetti l'opera che in assoluto ha cantato di più Giuditta Pasta è stata L'Otello di Rossini. Ha cantato
180 recite di Otello contro le 70 recite di Norma. E dopo l'Otello, l'opera che ha cantato di più è stato il Tancredi, ha cantato 130 recite di Tancredi contro le sole 13 recite di Sonnambula, opera che Bellini scrisse per lei. Qua devo dire che forse Bellini aveva sfidato un po' questa, aveva spinto al massimo, le pensava di poter avere un buon risultato anche con Sonnambula, ma forse era un'opera che andava un po' al di là delle possibilità vocali della pasta nella Sonnambula, scritto con un mille molle, soprattutto che la pasta non credo abbia potuto mai emettere. Kenneth, non ti arrabbiare, ma è così. Io credo che, voglio fare un riferimento ancora una volta all'invidia che ho per Giorgio. Giorgio, che appunto è più grande di me, ha potuto sentire tutto quello che la Callas ha cantato alla Scala. Io, che sono un po' meno vecchio di Giorgio, non ho sentito mai la Callas al teatro. Questo per me è una menomazione di un ascoltatore d'opera. E pensando appunto che la Callas invece è stata eccellente e unica nella Norma, è stata altrettanto eccellente in Sonnambula, ma credo che sia l'unico caso nella storia dell'opera dove una cantante, neanche la parte secondo me, è riuscita a fare bene tutte e due le cose quanto invece è riuscita a fare la Callas. Se no la prima cantante nominata è del 7-8, invece 13 volte dopo, disse forse è meglio che io questo ruolo lo tolgo di turno. E Rossini si incontrò con la pasta nel novembre 1823. La pasta era a Parigi ed era già considerata la diva più autorevole che si cimentasse sui palcoscenici parigini. Rossini invece si trovava di passaggio a Parigi perché era stato scritturato al King's Theatre di Londra per la stagione 1824, ma l'arrivo di Rossini a Parigi destò sensazioni, che dovete pensare che Rossini era l'idolo delle folle di tutta Europa. Rossini era un personaggio che se veniva riconosciuto per strada veniva trattato come oggi si può trattare un divo pop, e quindi veramente aveva difficoltà, soprattutto quando va a Vienna, per esempio. A Vienna, la città di Vienna è impazzita, Rossini veramente doveva stare attento a uscire in orari precisi perché sennò la gente non faceva camminare. E quindi la pasta si trova a Parigi quando arriva Rossini, per il quale tutti i più grandi artisti, tutti i più grandi compositori di stanza nella capitale decidono di onorare con un fastosissimo banchetto. Un banchetto che passerà alla storia come Le Grand Dîner, il grande pranzo, la grande cena, se volete, che si tiene allo Châtelet, al restaurant di Quitaine, in Place du Châtelet. Il giorno prima c'era stata una recita di Tancredi al Teatro Italiano, protagonista la pasta. Così era curioso di andarla a sentire, però arrivò a teatro in ritardo perché non voleva essere riconosciuto dalla folla. Invece la folla pensava che addirittura Rossini, per celebrare questo suo arrivo a Parigi, sarebbe messo al centro e avrebbe seguito tutta l'opera stante. Invece Rossini assolutamente volle evitare questo e quindi si nascose nel fondo di un palchetto e sentì per la prima volta cantare la pasta. Il giorno dopo ci fu questo ricevimento sfarzoso e finalmente Rossini stava seduto a fianco alla pasta, che veniva considerata appunto la cantante più importante che avesse la città di Parigi in questo momento,
quindi Rossini si potette solo allora complimentare sul banchetto, su un banchetto dove la sala era stata addobbata con delle ghirlande di fiori enormi, ognuna con il titolo di un'opera di Rossini. Rossini sedeva su una specie di tronetto al centro del trono e sopra di lui delle le iniziali gigantesche d'oro, GR, si intendevano proprio sulla testa di Rossini, una cosa un po', se vogliamo, anche grottesca, ma fa una serata molto, molto festosa, dove ci furono sonetti, musiche che si eseguivano. C'era Talmat, che era il primo artista della comédie francese, che lesse vari inni, vari brindisi in onore di Rossini. Tornando alle faccende musicali, dopo essere stato nascosto nel fondo del palchetto per sentire, perché era curioso di sentire questa pasta di cui si parlava tanto, che voce avesse, non aveva, ma all'epoca non esistevano le registrazioni, non avevano il cellulare o internet da dove scaricare, o lo sentivi dal vivo o non potevi conoscere la voce di una persona. E quindi Rossini era desideroso di conoscere queste qualità della famosa Giuditta Pasta. Quando una settimana dopo ci fu un'altra recita, non più di Tancredi ma di Otello, e protagonista di Otello sarebbe stato Manuel García. Manuel García è stato un celeberrimo tenore, è stato il padre proprio poi della Marietta Malibran, di Pauline Viardot, ed era molto amico di Rossini, perché era stato già primo tenore nell'Elisabetta, regina d'Inghilterra, opera rappresentata a Napoli a fianco della Cobra nel 1816 al teatro di San Carlo. E Garcia aveva deciso che quella recita di Otello, aveva scelto quella recita di Otello come serata di beneficio. Sapete, all'epoca serata di beneficio mi facevo pure la pasta, erano serate dove tutto l'incasso che gli artisti avevano per contratto, gli artisti di una certa rinomanza, nel contratto avevano, oltre alla paga per le varie recite che facevano, avevano il diritto di stabilire loro la programmazione di una serata e di incassare tutti gli introiti della serata stessa. Garcia decise di fare Otello, una rappresentazione di Otello di Rossini a fianco della pasta, anche perché si era garantita questa volta a teatro la presenza di Rossini, che avrebbe attirato ancora più pubblico. E difatti questa recita di Otello di Rossini, addirittura sul manifesto, mi dispiace che non abbiamo preso, ma se vedeste il manifesto di questo Otello del novembre del 23, Manuel García, Otello, Giuditta Pasta, Desdemona, Rossini sarà lui che dirigerà le ripetizioni, le prove dell'opera e assisterà alla recita. Aggiungete che proprio in quei giorni si pubblicava anche un libro che pure questo avrebbe contribuito molto alla storia di Rossini. Si pubblicava La vita Rossini indistendibile, che già in marzo 1824, invece fu pubblicato qualche mese prima, sul finire del 23. Quindi proprio in quel momento appena Rossini, forse tu hai studiato pure la pubblicazione del volume, per sapendo che stava Rossini in loco, si potevano avranno più copie, ma le copie della vita Rossini si vendono ancora piuttosto con la testa, se ti serve mi metto ti mando dal librario che ce l'ho. E quindi quella volta Rossini che era accompagnato da Isabella Cobra, che era stata la prima Desdemona. Quindi vanno Rossini, autore, e la prima Desdemona a sentire come se la cava la pasta in quest'opera. Noi non sappiamo che cosa
disse che Rossini è sempre molto discreto, non ha lasciato mai testimonianze, dice ho sentito questo, mi è piaciuto, non mi è piaciuto, no. Possiamo però immaginare, io conoscendolo bene, come la pensava anche Rossini, dovette rimanere sconcertato, ma o perlomeno interdetto da quello che sentì, perché fu come riscoprire la potenzialità di un'opera. Rossini, che aveva sentito Otello cantato quasi esclusivamente dalla moglie, che era la prima Desdemona, vide che la faceva al teatro di San Carlo di Napoli, capitale del regno delle due Sicilie, dove le atmosfere sicuramente erano più auliche e più arcaiche che non i palcoscenici parigini. Quindi Rossini scoprì nella lettura della pasta una potenzialità dell'opera che neanche poteva immaginare, e difatti Otello poi divenne, soprattutto grazie alla prestazione della pasta e più tardi della Malibra, divenne un'eroina romantica molto più conturbante della Desdemona che poteva fare la Colbrand sulle tavole del San Carlo. Anche qui forse un'esemplificazione visiva ci avrebbe aiutato a capire questo fenomeno, che se vedeste il costume della prima Desdemona con Isabella Colbrand, che era un'attrice molto aetante, aveva un fisico molto imponente, sulla scena sembrava veramente una regina, si diceva a Napoli, e vedete che il costume è molto più castigato, molto più aulico, molto più austero, invece le raffigurazioni delle Desdemone, della pasta o della Malibra sono sul versante romantico, vedete queste donne molto più languide, molto più sensuali se vogliamo, molto più melanconiche, quindi c'è un'accentuazione in chiave romantica del personaggio che nella versione della Colbrand non ci poteva essere, perché a Napoli la temperatura del palcoscenico era diversa. Quindi per Rossini fu una sottigoria, perché non abbiamo, però conoscendo Rossini, come la pensava Rossini, veramente fu una riscoperta dell'opera, e questo giustifica pure la diffusione enorme che credeva, trovavo dicendo, 80 recite di Otello contro le 70 di Norma, perché l'Otello divenne, proprio per questo motivo, l'opera seria italiana in assoluto più rappresentata nell'Ottocento. Verrà declassata solo quando verrà, saremo in tempi molto più violenti, si arriverà all'Otello di Verdi, ma Otello di Rossini resta l'unica opera seria che va avanti anche quando il gusto per Rossini, il pubblico si abituerà a un altro genere di canto, e quindi preferirà rivolgersi ad altri autori. Otello invece, sull'ultimo atto di Otello, che poi resta ancora oggi veramente, secondo me, dai punti a quello di Verdi, questo lo dico, a me piace molto di più l'Otello di Rossini, soprattutto in alcune pagine memorabili, pensate alla tutto l'ultimo atto, la canzone del Salice, dove c'è questa melodia tristissima accompagnata dal suono dell'arpa. Il suono dell'arpa, che era incredibile, ma vero, era la prima volta che Rossini usava l'arpa nelle sue opere. L'arpa, che era uno strumento abbastanza diffuso, ma a teatro Rossini non so, solamente nel video Rossini aveva scritto già tante opere, ma per la prima volta trovò questa espressione così. E parlando del Rossini che faceva la pasta si doveva molte volte adattare sul. Voi sapete che nell'Ottocento qualsiasi opera, a seconda di chi la eseguiva, si modificava, e questo è molto importante, il controllo dei libretti, perché nelle grandi collezioni librettistiche, voi se prendete 10 Otelli di
di Rossini, se lo cantavo la cantava la povera da Napoli, si faceva in una maniera. Se addirittura ci sono le versioni in cui Otello deve finire in maniera lieta, addirittura Desdemona riesce a dimostrare di essere innocente, quindi il finale del tutto cambiato, perché? Perché in alcune piazze, a Roma per esempio, dove l'opera si rappresentava in tempo di carnevale, questi carnevali romani che erano uno sfogo enorme per il pubblico, non avrebbero mai tollerato di tornare a casa con questa dramma. E quindi Rossini dovette, ma Rossini si ripiegava queste modifiche da fare, quindi dice: tu vuoi che finisce male? Vabbè, io la pensavo in un'altra maniera di aggiustare le cose, prendeva il pezzo, facciamolo finire con 2.000 mila, cara, per te quest'anima è buona, e quindi così finisce. Quindi la pasta anche lei faceva le sue modifiche, a ben ragione che quella era la prassi normale, non faceva niente, e quindi questo non si scandalizzava assolutamente Rossini. E quindi proprio nell'Otello non esiste un'area d'ingresso per Desdemona, e allora la pasta invece si teneva entrare cantando un pezzo tutto suo, che faceva, non sapendo che fare, introduceva nell'opera la cavatina di Malcolm, e Malcolm è il personaggio della Donna del Lago, quindi da un'altra opera di Rossini tirava fuori quest'aria, cambiava poche cose, l'aria di Malcolm dice: mura felici ove il mio ben s'aggira, la pasta non poteva dire queste parole, mura infelici dove ogni dì aggira, dove mi aggiro io, si aggirava l'altro, e pure passa la felicità all'infelicità. Quindi queste erano le divergenze che c'erano. Altre varianti che doveva fare la pasta erano quando cantava Tancredi. Tancredi è un'opera scritta per mezzosoprano o contralto, quindi una voce più grave di quella che aveva la pasta, e quindi la pasta deve, in alcuni pezzi, deve cambiare di tonalità, deve alzare la musica, no? Quindi lo faceva normalmente, ma di questo Rossini non si scandalizzava, perché effettivamente lo stesso Rossini, sapete che Rossini aveva facilitare l'auto in prestito le musiche che ha usato in varie opere, sempre gli stessi pezzi musicali, quindi passandoli da un'opera all'altra, Rossini era costretto, a seconda dei cantanti che la eseguivano, a alzarla, a passare di tono. Quindi questa è una prassi normalissima. Però la pasta, con tutto che doveva alzare alcuni brani di Tancredi, per esempio, ma anche di altre partiture, di altri, non di Rossini, ma Giulietta, eccetera, eccetera, dove c'erano personaggi maschili, la pasta, per esempio, asseriva che io canto Tancredi, ma io resto un soprano. Lei ci teneva a classificarsi soprano, ed esiste una lettera che ti darò qualche lettera, un'altra lettera per te, la lettera, dove stanno queste lettere, la mia posizione, e qua c'è queste lettere, è una lettera che lei manda al marito, ma non so se lo guarda, ma ne parliamo dopo, vediamo, non voglio neanche annoiare troppo. Nella chiavetta c'è una lettera nella quale scrive al marito e dice: ma tu sai che io ieri ho avuto Lamley, l'impresario del King's Theatre di Londra, lei stava a Trento o alla Roma, adesso non lo so, ma insomma in quei paraggi lì, e dice: ieri ho venuto Lamley, l'impresario di Londra, perché in Italia tutti i teatri, voglio sapere che a Londra e a Parigi c'erano i grandi teatri dove eseguivano opere nella lingua del paese, ma poi c'era il teatro italiano dove si eseguivano esclusivamente opere italiane, e quindi
questo nome veniva in Italia per cercare cantanti italiani, se non veniva in Italia dove doveva andarsene a cercare. E quindi venne in Italia, disse, ma tu sai, scrivere la Giuditta al marito, che per convincere Lambre, che diceva che la mia allieva Teresa Parodi era un mezzo soprano, ho dovuto dire, Teresa canta Castadiva, per vedere se è un soprano o no, quindi a dire che il ruolo di Norma resta pur sempre un ruolo da soprano, anche se c'è stato in tempi più o meno recenti, c'è stato a dire, no, ma com'è possibile se dal momento che il ruolo di Adalgisa, no, ruolo secondario rispetto a Norma, è una voce più chiara di quella di Norma, allora Norma era il mezzo soprano e l'altro il soprano. No, erano un soprano più scuro e uno soprano più chiaro. Ma questa lettera appunto chiarisce che per la pasta si definiva soprano con contatto cantarla. Con Rossini nacque subito una grande intesa, soprattutto quando poi Rossini diventa direttore stabile del Teatro Italiano, è lui che gestisce. Rossini era stato già a Napoli il direttore artistico di tutte le opere che si davano nei reali teatri. Rossini non solo aveva la commissione di scrivere tante opere che gli venivano commissionate, ma aveva anche il compito di seguire, essere attento su tutta la produzione musicale, anche di altri autori. E quindi quando ricopre più o meno lo stesso incarico al Teatro des Italiens di Parigi, al Teatro dell'Opera si poteva cantare solo in francese, al Teatro Italiano solo italiano. E il Teatro Italiano diventa il regno di Rossini, perché a Parigi poi tutti vogliono opera italiana, cantano opera italiana e Rossini fa un po' il despota della situazione, o perlomeno decide lui che cosa vale la pena di fare, cerca di fare sempre il meglio per la verità, perché scrittura era poi Bellini, Donizetti, sarà proprio lui che importerà questi nostri autori, li presenterà al pubblico parigino. E quindi quando diventa direttore stabile del Teatro des Italiens, inizia una collaborazione molto attiva con la pasta, e ci sarà pure l'unico neo è che Rossini non riuscirà mai a scrivere un'opera per la pasta. L'unica opera che scriverà per la pasta in effetti sarebbe una cantata, Il viaggio a Reims, che fu fatto per l'incoronazione di Carlo X, re di Francia, quando fu innalzato al trono Carlo X, tutti i teatri parigini dovettero organizzare uno spettacolo a tematica proprio di incoronazione del nuovo sovrano. E a Rossini, che era il direttore del Teatro Italiano, toccò mettere in musica questa cantata che oggi va tanto di moda perché si va dovunque, ed è l'unica opera scritta per la voce della pasta, che in questa cantata ricopriva il ruolo più bello forse di tutto, perché impersonava Corinna, che è una poetessa improvvisatrice romana, è quasi una profetessa, è un personaggio che si ispirava al romanzo Corinna, Cubitali di Madame de Stael. E basta, quindi conclude lei la cantata intonando all'ombra mena del giglio in fiore, anche qui accompagnato dal suo celestiale dell'arpa. Ci fu anche in questa gestione del Teatro Italiano, che poi Rossini era abbastanza rigido nelle sue scelte, non era proprio malleabile al massimo, e ci fu un piccolo screzio con la pasta, che non era una situazione difficile da gestire quando andò in scena Semiramide. Semiramide era una delle poche cose che il pubblico parigino non ancora conosceva di Rossini, quindi c'era grande attesa per questa novità di Rossini, e tanto per questa novità c'erano
Josephine Fyodor Malpighe, una cantante di origine russa, che aveva scelto per perché aveva scritto per contratto per lei il suo debutto a Parigi, che doveva essere nel ruolo di Segnabile. La Pasta invece se l'era scelta come serata di beneficio, io per il mio beneficio voglio cantare Segnabile, e a Parigi invece se una cantante cantava pure restava di suo appannaggio, non poteva essere seguito da un'altra cantante. Quindi ci fu uno scontro molto violento. Rossini sempre che pensa sempre di saper organizzare tutto, invece qualche volta fa degli spropositi, dice risolviamo così, tu Giuditta farai la Fyodor, che già aveva fatta sta Semiramide, l'aveva già cantata a Napoli, al San Carlo, dice Semiramide, nel ruolo di Semiramide lo facciamo fare alla Josephine Fyodor, e tu canterai il ruolo di Arsace, che è un ruolo a travestì, il figlio e poi insomma, il personaggio più importante dopo Semiramide. E beh, ma non se ne parla proprio, la Giuditta disse, l'opera si chiama Semiramide, io faccio non ne vuole proprio sapere. E quindi Rossini disperato, che fa? Alla fine ragioni burocratiche di amministrazione, siccome quello teneva scritto sul contratto, che la Fyodor teneva scritto sul contratto che era stato stilato e firmato dalle controparti. La Pasta invece aveva scelto di cantare per la sua serata di beneficio, ma non aveva niente di scritto. Lo scritto valse il ruolo alla Fyodor. Ma che cosa succede? La Fyodor va in scena, non so la Giuditta quando glielo dovette dire, perché riuscì a fare solo una recita, dopodiché perse completamente la voce. E non solo per questa stagione, per quella stagione, ma lei dovette chiudere la sua carriera. E quindi si dovette poi provare un escamotage, convincere la Pasta, che poi faceva un po' le ritrosie, diceva io no, dopo che mi ha detto sta cosa, non la voglio fare, invece poi alla fine la farà con grande successo, tanto che Rossini quando le scriverà, dice, le scriverà di tu sei la mia vera Semiramide. Questo proprio ti dicevo che la Marcia non riuscì mai ad avere, anche se l'avevo promesso, sì, faremo un'opera, te la faccio io, cioè, e non, invece non scrisse neanche un aria. Lei ci teneva moltissimo, moltissimo a variare a modo suo il Tancredi, voleva a tutti i costi pure chiudere l'opera con un'area tutta per sé. Sapete che invece il Tancredi finisce con un vaudeville, ognuno dice un'area, insomma cantano tutti quanti a sé, invece lei ci teneva a fare questo gran finale impostato sulla sua aria, e quindi chiese a Rossini, scrivi un'aria, che Rossini per altre volte l'aveva fatto, per altri cantanti, aveva scritto aree specifiche per un'opera. Questa volta Rossini qualche volta cominciò a dire bugie, ma come non l'hai ricevuto, io te l'ho mandato. No, ma sai, ho provato, scritta, però mi sembra che la cabaletta è venuta un po' trivialotta per il ruolo di Tancredi. L'unica cosa che riuscì a ottenere la Pasta fu che Rossini le scrivesse delle variazioni su un'aria di un altro autore, Giuseppe Nicolini, che prese un'aria un'opera del tutto sconosciuta, il Conte di Lenos, venne fuori quest'aria, il braccio mio conquise, che Rossini si degnò di variare e adattare alla voce della Pasta. E un'altra variante che fece per la Pasta fu il finale di Zelmira, perché pure Zelmira, un'opera che era nata sempre sotto l'egida della Conrad, era stata l'ultima opera che la Conrad aveva cantato nel teatro di San Carlo a Napoli,
e la pasta che ci teneva a cantarlo non solo a Londra, a Parigi, ma a portarlo anche a Napoli, perché la pasta nel 1826 da Parigi, allora la pasta cantava soprattutto a Parigi e a Londra, è vero, in genere è così, Parigi e Londra, però sapeva che il teatro di San Carlo era una piazza troppo importante per essere trascurata. Il San Carlo era all'epoca il teatro più importante forse di Europa, possiamo dire, perché c'era questo geniale impresario Barbaglia, che fu una persona capace veramente di far convenire a Napoli tutti gli artisti, fregava sempre tutti gli impresari contemporanei, perché appena veniva informato dell'esistenza di un cantante o di un musicista di un certo valore, lo scritturava pure se non gli serviva, pure se aveva un'esuberanza, dice, ma tu devi fare 10 opere, Barbaglia avrebbe potuto fare 100, perché scritturava pure artisti che non gli servivano, ma che invece venivano poi a chiedere, tutti gli impresari arrivavano a Napoli per chiedere, mi presti questo qui, presti, pago il caro prezzo, si vendeva i suoi, infatti poi questo era un dramma, perché molti cantanti tremavano quando con le scritture di Barbaglia, e quando scrivevano la scrittura dice, vediamo che cosa sto sottoscrivendo, perché Barbaglia molte volte diceva, e poi stabilirò io dove deve cantare, e allora può essere che invece di farlo cantare a Napoli, come facciamo, andava a Timbuktu, dice, no, tu non devi fare, io decido, quindi ovviamente un grande danno per... E quindi la pasta volle venire a Napoli, c'è anche una bella lettera dove Rossini scrive a Andrea Nozzari, che è stato un tenore celeberrimo, che ha cantato pure lui, prima a Parigi, ma poi dopo il resto della sua carriera l'ha fatto esclusivamente a Napoli. E la pasta si fece raccomandare da Rossini, che scrive questa lettera a Nozzari, per dire, dice, Rossini quando scrive le lettere di raccomandazione, sapete che c'era una prassi che tutti nei viaggi all'estero ognuno cercava di avere una bella serie di lettere di presentazione, all'epoca non c'erano comunicazioni, e allora si andava, Rossini ha scritto tantissime di lettere di raccomandazione, ne scrive anche per la pasta, scrive a Nozzari, ci raccomando, la pasta è inutile che ti dica i meriti della pasta, però mi fa piacere se tu l'assisti nelle tue, così come Rossini scriverà alla principessa di Metternich, alla moglie del principe di Metternich, quando la pasta si diresse a San Pietroburgo, scrivendo alla principessa, così pareva, trattava alla pari tutti i sovrani e tutti i principi reali d'Europa, quindi pure Metternich poi era un fanatico della musica di Rossini, quindi Rossini scrivendo alla principessa Metternich pure era abbastanza spessore, cioè, vedete che sono costretto a fare una lettera di raccomandazione per la pasta, ma che non conosce i meriti della pasta, eppure sto qua e lo faccio. Quindi la corrispondenza di Rossini è ricchissima di citazioni della pasta. Io sono a conoscenza di queste lettere, perché io ho pubblicato la metà delle epistolarie di Rossini, adesso sono scocciato, non ho pubblicato più, però c'è molto materiale ancora da tirar fuori e c'è molta pasta che viene citata. Io non so se voglio finire forse questa mia chiacchierata di notizia di due lettere, una un po' più, e così poi rientro nei ranghi e facciamo musica come giusto che sia. Allora, questa è una lettera del 1827, quindi siamo a Parigi, quindi...
la Parigi Rossini che manda i suoi complimenti alla Giuditta che sta invece a Londra. Cara Giuditta, permette al tuo antico direttore di fare i sinceri a ogni incomi per l'immenso successo che hai nelle angoli che contrae. Brava la mia polpettura. Brava la mia polpettura. Salute di bove, gloria, ricchezza, bellezza. Ma chi più di te felice? Aggradirò tue notizie e in specie quelle dell'opera di Goccietta a cui auguro successo e prego abbracciato per me. Goccietta sarebbe Carlo Foccia, musicista che la pasta avrebbe cantato Maria Squadra del Giro di Scozia di questo Goccia, quindi Rossini vuole sapere come è andata la prima dell'opera. Che fa il furioso Peppino? Evidentemente il marito della patta dovrebbe essere. La patetica Rachele, la mamma è patetica. La patetica Rachele si ricorda di noi in casa mia, tu sei il più bello argomento della nostra società. Ma quelle linee mi stanno sul cuore, i guadagni della. Rossini era molto venale, ma quelle chinee mi stanno sul cuore, invidio per tutti i soldi che stai facendo in Inghilterra, perché a Parigi si facevano pochi, pure tutti i concerti che si facevano la aristocrazia regalava ben poco, invece in Inghilterra tutti, in tutta la aristocrazia si di avere un dito a casa nei propri concerti. Pure Rossini, quando va quella protesta che era stata scritturata a Singles Theatre di Rossini, che doveva produrre una sua nuova opera di zecca per contratto, doveva comporre un'opera da dare invece bene, tale calca di nobili che a cominciare dal Re Giorgio IV, che desiderano ascoltarlo dal vivo, che lo invitano, allora Rossini non comunicherà furiosamente con l'impresario perché Rossini farà soldi come non aveva mai fatto con la remunerazione che gli veniva offerta dai vari personaggi autolocali. E quindi lo stesso la pasta. A Parigi si guadagnava molto poco perché c'era. Tu lo facevi per compiacere, ma magari se si ricordavano di farti un regalino, invece a Londra mi pagavano per come. E niente, dice la patetica Rachele si ricordava, vivi felice e credimi tu, affezionatissima di un gelosino. Questa invece è un'altra lettera che non so, credo pure che questa sia inedita, è Rossini che manda le condoglianze per la morte del marito. Mia cara Giuditta, fosti sì perfetta per me nelle mie sventure, forse aveva mandato nel conte che del 46, pure nel 46, invece Rossini aveva perso la compra nel 45, quindi probabilmente, fosti sì perfetta per me nelle mie sventure e sì generosa che non potrei starmi ora muto alle tue pene. La notizia della perdita di Peppino che tanto affezionavo mi ha recato infinita pena, povera Giuditta, quanto mai devi aver tu sofferto. Una religione e ragione che tu ti dia pace. Sei madre e figlia, a questi devi consacrare tutto l'essere tuo. Il tempo solo d'altronde verrà in tuo soccorso. Sopporta dunque il presente con quel coraggio e rassegnazione che sono propri delle anime che altamente senta. Sarò beato se vorrai scrivermi un rigo che mi assicuri almeno il tuo benestare in salute. Farai pure cosa gratissima Olimpia che tanto sente la tua situazione. Non mi dilungo in frasi banali, tu conosci la mia mente, il cuor mio e puoi vivere sicura che nessuno al mondo è più di me capace di medesimarsi nella tua tristezza.
io sono rimasto solo su questa terra. Tu sei contornata da oggetti che ti donano le consolazioni, che ti augurano il tutto tuo affezionatissimo generosissimo. Questa è la lettera con la quale, dopo una volta, per questa non faremo qualche battuta d'oro, che vogliamo anche finito il mio intervento. Se voi mi volete fare qualche domanda, se avete qualche curiosità che mi sollecita, sono qua, prima, dopo, durante. Oh!
oppure anche al termine di questa anche al termine di questa di questa di questo pomeriggio posso dire una cosa che Sergio non so di su Rossini c'era una lettera della pasta alla figlia e alla fine c'era scritto la tua pitta, a proposito ne ho una con un tot di pulcini, e tu mi hai detto questa è proprio una cosa che non si capisce, perché qui la pitta è la chioccia, deve essere la pitta. San Carlo abbiamo avuto Beatrice di Tenda e allora ho scritto pure lì una nota, adesso mi ricordo come si chiamava il titolo, ma era divertente, avevo fatto note a margine di una prima di Bellini e di una prima interprete, dove appunto parlavo un po' delle vicissitudini di Beatrice di Tenda. Sapete che l'opera ebbe un fiasco colossale, ci fu un litigio furioso tra Bellini e il suo librettista Felice Romani, che era il librettista poi con quale condivideva veramente tutto, c'era una grande intesa tra Romani e invece ritardi che ci furono nella Romani che era indaffaratissimo in quel momento, Bellini che si era arrogato di scegliere lui, in genere il soggetto di un'opera si sceglieva d'accordo anche con il librettista, invece Bellini aveva detto no, all'opera l'argomento lo devo scegliere io. Aveva scelto prima, non mi ricordo che opera. A un certo punto, mentre Romani già stava scrivendo il libretto ho capito che così non può andare, cambiò il soggetto, quindi si creò una frattura fra poeta e musicista, e quindi ci fu anche uno scambio di accuse pubblicate sui giornali, ci fu quasi uno scandalo. E quindi quando finalmente quest'opera andò in scena, ma a fine della stagione, quindi il pubblico impaziente, poi a Venezia veramente quando si infuriavano, fischiavano tutti quanti senza troppi riguardi, e praticamente questa andata in scena di Beatrice di Tenda fu rimandata, e quando finalmente andò in scena il pubblico si scatenò ed era la pasta protagonista, la pasta che aveva già cantato una trentina di recite di norma, quando arriva sempre alla Fenice di Venezia, quando arriva a Beatrice di Tenda vede che c'è un pubblico ostile, perché qualcuno se la prendeva con Bellini, dice no, questa è una ripetizione di norma, l'accusavano di stessa musica usata in altre opere diverse, insomma ci fu una rottura tra Bellini e c'è pure un documento, pure se si fosse proprio nella chiavetta, c'è una poesiola che è uno dei tanti appassionati appassionati dell'opera scrissero a fare una poesia dove prendono in giro questo spettacolo, questa Beatrice di Tenda, non ne fa nessuno, non vuole che mi possa neanche far sorridere, penso che all'epoca che si sentiva con molta partecipazione quello che avveniva al teatro, si disse che diciamo pure delle avanti, pure sulla pasta tengono da ridire, dicevano la tua voce è un po' fosca, un po' cotta, e quindi il pubblico sempre è stato molto portato a partecipare intensamente a quello che si vedeva al teatro, perlomeno una volta c'era una partecipazione, quella serata si arrivò non dico una sceneggiata napoletana, ma nel pubblico che rispondeva e che beccava addirittura era una testa di un po' veramente un'opera.
seguita con passione. Bene, bene, allora io ringrazio ancora. Nella sala del camino, la teca più grande, c'è un ventaglio è un ventaglio che rappresenta delle scene con cantanti tratte evidentemente da opere affini a quelle che cantava Giulietta Pasta, che è stato appena restaurato, molto bello, e lo potete apprezzare tutta la sua bellezza adesso, perché vediamo da una parte e dall'altra, quindi se vi fa piacere potete noi, pensando che fosse il nostro momento di intervento, non c'è nessuno, c'è addirittura. Per qualche minuto, non lo so, vediamo se ci riesco. E questa è l'aria di Tartaglia, appunto, delle maschere di Mascagni, e è un'aria che è un'aria di inizio Novecento, scritta in inizio Novecento, nel 111, se non sbaglio, la prima rappresentazione, ed è un'aria che ha subito più volte nella sua storia delle censure, mettiamola così, perché è un'aria divertente ma di denuncia al tempo stesso. E la proponiamo nella speranza che si possa cercare di divertirsi un attimo e riflettere anche, speriamo di riflettere anche sul presente pensando al passato. Vediamo un attimo. No, non lo so. Je
giorno.